Telecamera di videosorveglianza danneggiata a Nocera Superiore. Sarà l'automobilista che ha urtato il dispositivo in zona Taverne a risarcire il comune dei danni cagionati. Ad annunciarlo il sindaco Giovanni Maria Cuofano al termine delle indagini condotte dal comando di polizia municipale, che hanno permesso di individuare l'auto che domenica mattina, poco dopo le 8:30, in fase di manovra da sosta irregolare, ha urtato il palo della pubblica illuminazione dove era installato l'impianto di videosorveglianza, causandone il danneggiamento. Il responsabile sarà perseguito per danneggiamento e per violazioni al codice della strada. Chi rompe, vandalizza o arreca danni alla cosa pubblica ne è responsabile e ne risponde, ha dichiarato il primo cittadino Cuofano. Chi sbaglia paga, anche perché non è ammissibile che il comune intervenga con soldi pubblici della comunità ogni qualvolta una piazzetta, un parco giochi o un elemento d'arredo urbano vengono danneggiati. Dobbiamo prestare attenzione e prenderci cura delle cose, e le prime sentinelle sul territorio devono essere i cittadini.